La guerra è entrata ormai da tempo in una fase di stallo, nel senso che rimane una guerra di attrito, come si dice in termini tecnici, nessuno dei due contendenti ha la forza per tentare un colpo risolutivo. Però al tempo stesso non sono abbastanza deboli nessuno dei due per accettare una, una resa o una trattativa di pace in questo momento. E quindi rimane una guerra a, tra mille virgolette, bassa intensità, nel senso che quasi quotidianamente ci sono lanci di missili sul territorio ucraino, eh, l'Ucraina da parte sua risponde soprattutto colpendo navi russe nel Mar Nero. Eh, in ogni caso però è una situazione che direi è entrata in questa fase di stallo ormai dall'estate scorsa 2023 e niente lascia presagire che nel futuro immediato possa esserci un cambiamento. Quindi una guerra che tende a prolungarsi nel tempo, il tempo di suo lavora a favore della Russia. Nel senso che la Russia è un grande paese per il 99% della popolazione russa questa guerra non si sente. È come se fosse una guerra combattuta in un altro paese, come una guerra coloniale. Per l'Ucraina no. L'Ucraina è un paese paralizzato, comunque abbastanza danneggiato in grande maggioranza della sua struttura produttiva. E quindi, in questo senso, è oggi in una condizione che non può prolungarsi all'infinito. Questo loro lo sanno, credo, e, e quindi da questo punto di vista, in questo momento stanno tenendo con una resistenza che cerca di puntare sugli aiuti europei, statunitensi, però eh, mentre un anno fa dicevano che vincevano, adesso mi sembra che la prospettiva che anche pubblicamente loro ammettono è quella di tentare di resistere, perché il nemico eh, Putin... Il coltello dalla parte del manico, proprio su questa base del tempo, semplicemente del tempo che passa e che non danneggia un paese, ma invece danneggia l'altro. Non mi convince niente di questo attentato, uh, non mi convince la dinamica. Questi quattro poveracci che sono stati presi mi sembrano tutto meno che. Il, il quadro del tipo del terrorista islamico che è diciamo per formazione un martire e, e quindi un aspirante suicida molto spesso l'ISIS in passato ha utilizzato eh, terroristi che però non puntavano a sopravvivere nel, al, loro, al loro attentato ci, ci fu un'eccezione negli attentati del Bataclan in, in terra di Francia quella Salam che fuggì e che non scelse la strada degli altri come, come suicida, poi è rimasto una figura abbastanza isolata, quindi un'eccezione che conferma la regola. Ora che questi abbiano fatto tutto quello scangeo, poi siano scappati su una macchina di loro proprietà in una maniera abbastanza dilettantesca, mi lascia, mi lascia molto perplesso. Eh, non so dire quale possa essere la verità. Però ecco, rispetto al terrorismo ceceno, cioè il terrorismo di matrice islamica che i russi hanno conosciuto nel, nel passato, questo presenta caratteristiche del tutto diverse. E come tali caratteristiche inedite per l'esperienza del popolo russo e anche per l'esperienza che abbiamo avuto noi, purtroppo ripetuta nel tempo, di, di, di attentati di questa matrice islamica. Abbiamo avuto un precedente in terra di Iran eh, con l'attentato sanguinoso parecchio, anche quello alla commemorazione del generale, del generale Soleimani, e anche quello è stato rivendicato dall'Isis. Diciamo quello rientra più in una modalità normale, tra virgolette, perché il terrorismo dell'Isis e un terrorismo sunnita attaccano l'altra componente. Della, della religione musulmana che è quella Sciita, che appunto è poi è basata soprattutto in Iran e in alcuni territori de, dell'Iraq. E, e anche in Iraq gli sciiti, insieme agli Yazidi, ad altre minoranze religiose, i curdi, erano stati attaccati dall'ISIS. Eh, questo attentato è molto diverso da tutti quelli che noi abbiamo conosciuto fin qui. Mi sembra almeno di capire. Devo dire anche una cosa che i media stranamente non hanno notato. Io ho trovato particolarmente incivile il trattamento riservato a questi quattro poveracci presi subito dal, dalla polizia russa. Incivile nell'uso della tortura, visibilissimo. Incivile nella presunzione di colpevolezza immediata a tutti i livelli, dallo stesso punto è sembrato quasi più sollevato aver trovato un capo espiatorio, questi presi senza, senza alcun rispetto, messi in queste teche a, a fotografare da decine di persone che non si sa chi siano, questo fin subito dall'immediata cattura. Noi abbiamo delle immagini che non si sa da chi sono diffuse. Quando succedono le cose in Italia, in qualsiasi altro paese civile, c'è sempre lo stemmino: carabinieri, polizia di Stato, e ti dice che quelle sono immagini in qualche modo ufficiali. Qui niente di tutto questo. Ma ricordato l'esecuzione di Saddam Hussein in Iraq nel 2006, paesi incivili, dal punto di vista della minima cultura costituzionale, la presunzione di innocenza, il diritto a un giusto trattamento anche del reo colto in flagrante, no? Quando c'è nei film e dice hai diritto a rimanere in silenzio, tutto questo fa parte di una civiltà che in Russia non esiste, che in Russia non esiste e, e questo diciamo può darsi che fosse scontato, può darsi che io mi illuda a considerare ancora la Russia nel novero eh, dei paesi civili e, e ammetto questa mia colpa, però mi ha colpito. Mi ha colpito e, e, e trovo strano, ecco, tutti hanno detto torture, la tortura è un reato. Per la tortura si può finire in prigione, si può avere un mandato di cattura da parte del, della Corte Penale Internazionale che sta a Laia. Ecco, che nessuno abbia rilevato questo dettaglio, mi è sembrato un po', un po' strano, un po' colpevole, ecco, da, da parte dei nostri media. Ripeto, non c'entra niente poi se siano... Responsabili veramente o meno, è un principio di civiltà che riguarda qualsiasi cittadino, di, di semplice garantismo. Ecco. La Russia è un paese in cui queste norme fondamentali sono attualmente sospese. Ma la Russia è anche un paese molto sgangherato: eh? lo è sempre stato sia nella fase zarista che in quella comunista. Eh, non è mai stato un paese efficiente. Un paese enorme, è un paese multietnico, multireligioso e quindi ha le sue difficoltà strutturali, ecco, però non dobbiamo pensare alla Russia come a un congegno, a un meccanismo ben oliato, non tutto funziona e nessuno lo sa meglio del popolo russo per la burocrazia, le cose. Ci sono romanzi, film su questo. Ora, eh, mi pare che l'intelligence russa sia molto efficace e molto aggiornata nell'uso degli strumenti informatici. Sul terreno offensivo, cioè sull'intervenire con hackeraggi nei sistemi informatici, con disinformazione, è di ieri credo la notizia di procedimento per diversi funzionari dei nostri governi che sono stati corrotti dalla, dai servizi segreti cinesi e russi. Eh, sono stati molto efficaci nell'eseguire nell omicidi eccellenti, dissidenti all'estero, col veleno, eh, in, in diversi casi, molto meno capaci di... Eh, controllare la sicurezza sul proprio territorio nazionale. Non c'è soltanto questo, questo attentato, c'è anche tutta la lunga scia di attentati ceceni ai palazzi di Mosca, eh, nel cinema, eh, anche in quelle occasioni i servizi segreti furono presi di sorpresa. Il che ci dice qualcosa sulla natura del regime russo. Il regime russo non è un totalitarismo vecchio stampo capace di controllare attivamente attraverso la polizia politica i comportamenti dei propri cittadini. La stragrande maggioranza del popolo russo vive come è sempre vissuta, generazioni dopo generazioni, eh, con un patto scritto col potere: io ti lascio fare, basta che non mi rompi le scatole più di tanto. E il regime di Putin si è allineato su questa antichissima tradizione. Per questo rifugge, ad esempio, da una mobilitazione generale, dal richiamo obbligatorio per tutti quanti. Perché finché vai a prendere i mongoli, i siberiani, i soldatini che abbiamo visto inviati in Ucraina nella, nella prima fase della guerra, quelli non puoi aspettarti che siano passivi e che non si rivoltino. Se vai a chiedere la costruzione obbligatoria nelle grandi città, a Mosca, a San Pietroburgo, beh, insomma, ti puoi aspettare già, credo c'è una stima di 700.000 ragazzi che sono scappati per non sapere né leggere né scrivere fin dall'inizio, dal primo inizio della guerra. Può darsi che, se ci fu... infatti Putin ci sta attento su questo, perché romperebbe quel patto non scritto, no? Se te ti fai la tua guerra, la tua operazione militare speciale, va bene, io non, non protesto, sono abituato a subire il potere. però se tu mi richiami il figliolo per andare a combattere in questa guerra, allora le cose cambiano. Allora può esserci non tanto un cambio di regime, questa diciamo è la grande arma segreta che ha Putin. Ha distrutto qualsiasi opposizione, l'ha uccisa in galera. L'ultimo Lavalli, ma insomma, ha fatto piazza pulita nei dieci anni precedenti a questo. E quindi non c'è alternative. Questo è il suo grande vantaggio rispetto a qualsiasi altro governante europeo. Lui non ha bisogno di chiedersi che grado di consenso ha oggi nel suo paese, mentre qualsiasi governante statunitense europeo ha, ha, ha la necessità di chiedersi. E quindi questo può condizionare. Le sue scelte, eh, Putin no a patto che non rompa quel, quel, quell'accordo non scritto e, e quindi che non vada sul terreno della coscrizione obbligatoria generalizzata. Credo che continuerà a farlo perché, appunto, quel tipo di guerra tra sempre mille virgolette a bassa intensità in Ucraina, secondo me, gli consente anche di non ricorrere a quest'arma estrema di un enorme dispiego di risorse umane nel conflitto. Sì, questo diciamo fa parte del patto non scritto che dicevo prima. Okay. Nel non rompersi le scatole della vicenda ci sta anche che io vada alle urne e ti dia il voto, perché tanto non ho alternative. Le dittature moderne, anche Mussolini ha fatto i suoi referendum e trionfavano all'80-90% dei voti. Eh, quello che distingue la democrazia è il pluralismo, cioè hai più alternative e queste competono su un terreno paritario, ciascuna di queste può aspirare a governare. Oggi in Russia non c'è questa condizione, come non c'è in Cina, eh, per cui è, è chiaro che ogni totalitarismo tende poi a fare dei bagni di folla e quindi a legittimare il proprio potere sostanzialmente autocratico con delle ratificazioni della volontà popolare ma quella è una volontà popolare nemmeno dimezzata quasi annullata perché non ci sono alternative gli altri candidati cosa li voti a fare? sono versioni diverse del, dell'originale di Putin quindi non garantiscono a nessuno di questi un'alternativa ti esponi inutilmente e a quel punto vale il patto non scritto io non rompo le scatole a te, tu me rompi le scatole a me. Certo. Il popolo eh. russo è sempre vissuto in questa condizione. La mia modesta opinione è che sì. a gonfiare le vele di Trump sia proprio l'isolazionismo, cioè sia proprio una scelta eh, anche espressa in modo abbastanza chiaro da Trump: Ma cosa ce ne frega a noi del Medio Oriente? Ma cosa ce ne frega a noi dell'Ucraina? Stiamo a casa nostra. Io credo che per la grande maggioranza degli attuali elettori di Trump questo sia l'argomento principale. E naturalmente a gioco facile su questo, perché quell'alternativa che propone Biden è un'alternativa complicata. In cui il povero Blinken, quante volte è andato in Medio Oriente? 6, 7, ultimamente diverse volte, sì. E non cava un ragno dal buco. Perché il potere degli Stati Uniti dopo la fine della guerra fredda non è più quello di prima. E quindi quando il gatto non c'è, tanti topi ballano e gli Stati Uniti non ce la fanno a fare il Globo Cop, come dicono loro, cioè il poliziotto globale. Da questo punto di vista, Trump ha quindi gioco facile nella propaganda, mentre la strada di Biden è una strada molto più stretta e, e tortuosa. Questo mi spinge a ritenere probabile una vittoria di Trump alle prossime elezioni. Perché naturalmente incarna un sentimento che è molto diffuso. Negli Stati Uniti vota meno della metà della gente, non è come in Italia che la politica è pane quotidiano. Alla gente normale, nella provincia profonda degli Stati Uniti, la politica è una qualcosa di brutto, di sporco, di disonesto, ed è meglio non metterci le mani. Ogni quattro anni vado a votare, se ci vado. Ecco. L'atteggiamento è questo qui rispetto a una forma mentale di questo tipo, Trump risulta molto più convincente di Biden, che invece, diciamo, è più europeo, tra virgolette, cioè cerca di eh, mettere in piedi una politica estera, cercare di far passare un messaggio. Che quello che succede in Europa, poi riguarda anche gli Stati Uniti, la loro storia, è questo. Eh. Noi se non c'erano loro, la seconda guerra mondiale forse non si, non si vinceva. E, e quindi, diciamo. Il wilsonismo, come viene chiamato negli Stati Uniti dal vecchio presidente che intervenne nella Grande Guerra, nel Primo Conflitto Mondiale, è una corrente che è sempre stata presente. Attualmente è un po' in minoranza perché questo mondo è molto più difficile da governare di quello sia del 1917 quando intervennero nella Grande Guerra, sia del 1941 quando risposero all'attacco all del Giappone. Credo che comunque anche se fosse eletto Trump non cambierebbero molto le cose. Anche per quello che riguarda l'Ucraina. Okay. Nel senso che poi Trump ha detto tante cose in campagna elettorale, ma nel 2016 poi non venne via né dall'Iraq né dall'Afghanistan. Biden che è venuto via in quel modo un po' avventuroso, rocambolesco che abbiamo visto nell'estate del 2021 da Kabul. Eh, quindi è uno che dice ma che poi non fa. È andato in Corea del Nord, ha fatto quei tre passi insieme a Kim Jong-un nella terra di nessuno, però poi non è cambiato niente. E, e quindi... Tutte le aperture di credito che lui sta facendo adesso nei confronti di Putin, io credo che poi, quando si confronterà con i generali, con eh, la situazione concreta, mh, io non credo che cambierà più di tanto. Putin ci punta, è chiaro che quello che tutti sanno e che nessuno dice, è che questa guerra comunque prima o poi si concluderà con la Crimea restituita alla Russia e con il Donbass restituito alla Russia, questo lo sa benissimo anche Zelensky. Il suo problema, qual è, è un problema simile a quello di Putin, lui sa che nel momento in cui cede ci sono altri leader politici ucraini, a partire da Poroshenko, che non aspettano altro che quel momento per dire: Ah, sei il traditore, ah sei il vigliacco, noi vogliamo continuare a combattere e lui sa che in quel momento la sua avventura politica finisce perché è difficile in Ucraina dopo i morti, dopo il sangue che è scorso dire signori questa è la realtà delle cose e, 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 e dobbiamo andare a fare una pace negoziata su questa base e quindi la strada che Putin e Trump potrebbero intraprendere è una strada che sacrifica l'Ucraina e sacrifica anche il suo, il suo leader. Questo Zelensky lo sa benissimo. E quindi vedi come poi nelle guerre la situazione si complica perché ciascun leader consuma un destino personale di vita o di morte, esattamente come per i soldati: per loro è solo vita e morte politica. Ora forse. Zelensky ha anche rischiato la vita, come abbiamo poi saputo nelle prime ore dell'operazione militare speciale, come per fortuna ce l'ha fatta e ha cambiato le sorti della guerra. Però ecco, il problema sul piano politico rimane lo stesso, cioè ciascuno di questi leader non può tornare indietro, questo vale anche per Putin perché nel momento in cui tornasse indietro eh, verrebbero meno molte delle ragioni, quasi tutte, di quelle che legittimano il suo attuale consenso.